Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV, 7 a processo per la morte di Duccio Dini. La prima udienza è il 4 luglio a Firenze nell'aula bunker. Il 29enne fu travolto e ucciso il 10 giugno scorso da un'auto coinvolta in un inseguimento. Il servizio di Gigliola Caridi. Tutti a processo gli indagati per la morte di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso il 10 giugno scorso a Firenze, nel quartiere dell'Isolotto, da un'auto coinvolta in un inseguimento tra Roma. Il GIP ha disposto il rinvio a giudizio per 7 persone, tutte di etnia Rom. La prima udienza è stata fissata per il 4 luglio prossimo nell'aula bunker di Firenze. Al momento 2 degli arrestati sono in carcere, 5 ai domiciliari. Tra le parti civili, l'associazione Amici di Duccio Dini Onlus, il comune di Firenze e i familiari del 29enne. 4 le auto coinvolte lanciate a 100 km all'ora. Una Lancia Libra guidata da Antonio Mustafà, 44 anni, una Volvo su cui viaggiavano Remzi Ahmet, 65 anni, Remzi Mustafà, 20 anni e Deran Mustafà, 36 anni, una Opel Vivara a bordo della quale si trovavano Emin Ghani, 27 anni, e Cole Ahmet, 39. Lanciate a 100 km all'ora, le auto inseguivano la Opel Zafira di Bayram Rufat, 43 anni, sposato con la figlia di Remzi Ahmet, ed erano riuscite più volte a speronarla finché l'utilitaria, ormai senza controllo, si era schiantata contro un palo e poi contro un albero incendiandosi. Mentre Bayram Rufat, ferito, riusciva a mettersi in salvo, la Volvo sbandava, urtava un'auto in transito e si schiantava contro il motorino di Duccio Dini, trasportato in coma all'ospedale fiorentino di Careggi. Il giovane morì qualche ora più tardi. Operazione antidroga a Firenze, ci sono 5 arresti, dettagli nel servizio. Da un'indagine dei carabinieri che si è conclusa nel maggio 2017 con lo smantellamento di un sodalizio criminale internazionale legato allo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Borgo San Lorenzo insieme a quelli di Firenze hanno smantellato 2 attività di spaccio che si svolgevano nell'Interland fiorentino, in particolar modo a Firenze, a Calenzano e a Sesto. Da quell'indagine sono partite le intercettazioni che hanno permesso di arrivare agli arresti eseguiti questa mattina. Non è stata un'indagine facile perché nelle intercettazioni non si parlava mai esplicitamente di cocaina o marijuana o droga, ma si dicevano frasi come la ragazza cosa hai fatto, ti è piaciuta, è buonissima, ne voglio 3, uno in regalo. In effetti una delle caratteristiche di questa indagine è che c'era anche il soddisfatti o rimborsati. Si parlavano con un unico telefono, anche per questo i carabinieri hanno parlato del telefono dello spaccio. Questa mattina la compagnia di Borgo ha eseguito, su disposizione del Tribunale di Firenze, 5 ordinanze di custodia cautelare, 3 delle quali in carcere, 2 invece agli obblighi di dimora, 4 soggetti di nazionalità albanese e un italiano. L'attività è stata sviluppata dal personale del nucleo operativo della compagnia di Borgo San Lorenzo e ha consentito di individuare un fiorente traffico di sostanze stupefacenti nell'Interland di Firenze. È stata acclarata la responsabilità di 2 soggetti, i quali si occupavano dell'attività di spaccio. Una volta individuata e documentata questo tipo di attività, tant'è che 34 sono stati i clienti individuati nell'arco di 6-7 mesi, ed è stata anche documentata la cessione di 200 dosi di sostanze stupefacenti in soli 15 giorni, si è passati al livello superiore dell'indagine, come diciamo noi in gergo, e si è fatto luce un attimo su quelli che sono i fornitori. E sono risultate inutili le manovre di rianimazione praticate per quasi un'ora all'uomo recuperato stamani dai vigili del fuoco in Arno, vicino al ponte Vespucci. A Firenze i sanitari del 118 con l'automedica e un'ambulanza hanno cercato di salvarlo, anche se secondo quanto appreso le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Morti all'archivio di Stato di Arezzo, c'è il 15esimo indagato, si tratta di Alessandro Gosti, 50 anni, primo progettista dell'impianto del sistema di sicurezza. L'inchiesta è quella relativa alla morte di 2 dipendenti uccisi il 20 settembre scorso da una fuga di gas argon innescata dal malfunzionamento dell'impianto antincendio.
E sarà conferito mercoledì l'incarico al medico legale, poi probabilmente sarà fatta anche l'autopsia sul corpo del cooperante David Solazzo, morto sull'isola di Fogo. Il servizio, vediamo. Sarà conferito mercoledì dal PM della Procura di Roma, Erminio Amelio, l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sulla salma di David Solazzo, il cooperante trovato morto nella sua abitazione sull'isola di Fogo a Capo Verde. È quanto reso noto dal legale della famiglia, avvocato Giovanni Conticelli. Sempre secondo quanto spiegato dal legale, non è escluso che l'esame autoptico venga eseguito lo stesso giorno. Sulla morte di Solazzo, nei giorni scorsi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio dopo l'esposto presentato dai familiari. Una prima autopsia sul corpo del cooperante, dalla quale risulterebbe un decesso per dissanguamento dovuto ad alcune ferite profonde su un braccio, è stata eseguita a Capo Verde. Il magistrato locale, titolare dell'inchiesta, secondo quanto riportato sempre dall'avvocato Conticelli, avrebbe spiegato alla sorella di Solazzo di propendere per la tesi dell'incidente domestico, sulla quale invece sono stati espressi forti dubbi dalla famiglia. C'è anche un avvocato del Foro di Firenze. Tra le 8 persone arrestate in esecuzione di una misura cautelare dalla Guardia di Finanza di Firenze per un'inchiesta su una serie di presunte bancarotte fraudolente che avrebbero portato complessivamente a distrarre beni per 6 milioni di euro. Disposto dal giudice anche il sequestro di denaro e beni per oltre 2 milioni di euro per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta. Tra gli 8 destinatari dell'ordinanza tutti sono stati messi agli arresti domiciliari, tranne un imprenditore finito in carcere. E ora il maltempo, disagi per il forte vento all'aeroporto di Firenze, dove si sono registrati voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e 7 dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati 2 voli cancellati e 1 dirottato. E sempre per il maltempo, il freddo e il vento di questi giorni, il Comune di Prato ha autorizzato ad accendere i termosifoni da oggi fino al 20 di maggio, proprio per le basse temperature. Torniamo a Firenze, dove il candidato del PD e del centro-sinistra Nardella dice lavori di pubblica utilità per chi sgarra, è uno dei punti del programma. Vediamo. Beh, noi rilanciamo la proposta centrale dei vigili di quartiere, come abbiamo già sperimentato in modo positivo in questi giorni, assumendo 110 giovani a tempo indeterminato. Ne assumeremo altri 200, svolgeranno attività esclusivamente in strada a supporto di cittadini e commercianti, non saranno vigili urbani dalla multa facile, ma avranno il compito di ascoltare, di prevenire. A questo aggiungiamo la realizzazione di 1000 telecamere, quindi proseguendo sulla strada già intrapresa per la videosorveglianza, il completamento dell'illuminazione pubblica LED di tutti i quartieri e i cosiddetti comitati per la legalità di quartiere. Ogni presidente di quartiere costituirà questo comitato che si riunirà ogni settimana con associazioni di cittadini, centri commerciali naturali con i commercianti, la polizia municipale e comitati ai quali saranno invitati permanenti sia i rappresentanti dei carabinieri che della polizia. La cittadinanza attiva, secondo noi, è il miglior antidoto sui problemi della sicurezza. Detto questo, abbiamo un punto di grande novità nel nostro programma, ovvero il ricorso massiccio ai lavori di pubblica utilità. Chi sbaglia paga, ma paga aiutando la comunità. Quindi sia nell'esecuzione della pena, sia per quanto riguarda le misure cautelari, noi proporremo nei primi 30 giorni dopo l'elezione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza e al Dipartimento degli Affari Penitenziari un accordo scritto con il quale utilizzeremo il più possibile attività socialmente utili. Pensiamo alla pulizia delle strade, alla cura dei giardini, in certi casi anche all'assistenza agli anziani e ai deboli. Se hai imbrattato il muro, allora ti metto a ripulirlo e a ripulire anche gli altri muri. Un gruppo tecnico al lavoro per una metropolitana di superficie, vediamo di che cosa si tratta.
Negli ultimi 10 anni i cittadini dell'area metropolitana di Firenze che hanno scelto il treno per spostarsi quotidianamente sono aumentati del 30%, arrivando a circa 70.000 pendolari, e altre 10.000 persone sarebbero pronte a rinunciare all'auto in favore del treno se il servizio fosse frequente. Dati dai quali Città Metropolitana e Regione sono partiti nel redigere il piano urbano della mobilità sostenibile. Intanto hanno creato un gruppo di lavoro tecnico al quale siedono anche i tecnici di RFI per preparare il progetto in 2 fasi che permetta di lanciare la cosiddetta metropolitana di superficie, la quale una volta a regime coinvolgerà anche i binari di superficie liberati dalla realizzazione di tunnel TAV e Foster. A quel punto noi inizieremo ad aumentare il cadenzamento, che a regime sarà nella fascia metropolitana e urbana di circa un treno ogni 10 minuti, fortemente sempre più integrato con le tranvie. La prima fase noi la ipotizziamo attorno al 2022-2023, perché a quel punto RFI avrà realizzato l'upgrade tecnologico e avrà realizzato anche almeno una parte degli interventi di miglioramento dell'infrastruttura, e quindi già possiamo implementare i servizi soprattutto nelle linee che vanno verso Prato, Pistoia, Lucca. Poi a regime probabilmente arriveremo nel 2025, quando avremo anche la realizzazione della stazione Foster e appunto del sottoattraversamento. Manca però la collaborazione del governo. State facendo i conti senza l'oste, cosa accade se il sottoattraversamento e la Foster non si faranno? Voglio pensare e voglio sperare che il governo, come dire, non sia fattore, oltre che di ritardo, di intralcio rispetto al miglioramento della qualità della vita di tanti cittadini, soprattutto dei pendolari che prendono il treno. E continua il nostro viaggio per conoscere i candidati a sindaco a Firenze. Questa sera conosceremo Giacomelli, che è il candidato dei Comunisti Italiani. Vediamo. Gabriele Giacomelli, quali sono i punti principali della sua proposta come candidato a sindaco? Il nostro è un programma che mette al centro quelli che sono i diritti sociali dei lavoratori e delle classi popolari di questa città. Lottiamo dunque per il diritto alla casa, per il diritto di un sistema di trasporto che sia realmente pubblico a servizio della collettività, per l'assistenza alle famiglie, per l'accesso alla cultura e allo sport. Ecco, il primo punto, se dovesse appunto vincere, su che cosa si baserà, che cosa farà? Assicurare a tutti i cittadini il diritto alla casa attraverso l'esproprio di tutti quegli immobili sfitti detenuti nelle mani delle banche e degli istituti di credito, per assegnarli alle famiglie in graduatoria per l'ottenimento di un posto delle case popolari. Che cosa manca alla città di Firenze? Manca una città che sia appunto a misura di lavoratori e delle classi popolari e non di ricchi turisti e speculatori che negli ultimi anni hanno fatto il cattivo e il brutto tempo in questa città. E che cosa ne pensa invece delle grandi opere, delle infrastrutture? Sono grandi opere che sono utili solamente alla Confindustria, ai padroni e a chi ha interesse nello speculare sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori fiorentini. Andiamo in Santa Croce a Firenze, al via il restauro di Giotto, proprio degli affreschi, nella Cappella Bardi. 3 anni di lavori, ma resteranno visibili. Ci racconta tutto Chiara Valentini. Inizierà in autunno e durerà circa 3 anni il restauro degli affreschi di Giotto nella Cappella de Bardi in Santa Croce. La famiglia, a capo di una delle compagnie medievali più potenti d'Europa, scelse Giotto per decorare con le storie di San Francesco la cappella di cui avevano il patronato nella Basilica. Il restauro, effettuato a circa 70 anni dal precedente, avrà un costo di 1 milione di euro e servirà per la conservazione e per l'approfondimento della tecnica dell'artista. Negli ultimi anni l'opificio ha svolto un lavoro di ricerca sull'opera di Giotto nelle cappelle Bardi e Peruzzi, da cui sono emersi problemi che riguardano sia l'intonaco che la pellicola pittorica. Sarà poi un preconsolidamento delle superfici, una pulitura per eliminare materiali di deposito, materiali alterati dei precedenti restauri, eccetera. Poi un vero e proprio consolidamento, perché alcune zone hanno mostrato fenomeni pericolosi, ed era questo per cui abbiamo sollecitato l'inizio del progetto di solfatazione degli intonaci, che è la malattia principale di tutti gli intonaci dipinti. L'ultimo
L'ultima parte del restauro è ancora da progettare. Ci sarà da decidere se riempire le lacune presenti, frutto di monumenti che negli anni sono stati inseriti nella cappella e di altri restauri. Una volta finito il restauro, sicuramente i colori avranno nuova vita. Quello sì, sicuramente, ma è l'aspetto, diciamo, più superficiale questo. Il grosso lavoro non si vedrà. No, non si vedrà, come sempre. Spesso ricevo giudizi, critiche, osservazioni sulle ultime parti del restauro, che alla fine sono quelle più facilmente anche reversibili. Il nostro restauro pittorico, ad esempio, è sempre facilmente reversibile. Quello che di sicuro si potrà continuare a vedere è l'affresco. Data la lunghezza dell'intervento e come già avvenuto per il restauro della Cappella Maggiore, sarà possibile su prenotazione utilizzare i ponteggi per un faccia a faccia con le storie di San Francesco, monumento dell'arte fiorentina del primo 300. Abbiamo chiesto, diciamo, a tutti i partner di questo progetto di prevederlo accessibile dal vivo per far sì che i visitatori, ma anche naturalmente fedeli, pellegrini, non vengano sottratti da Giotto, anzi possano continuare a vederlo quasi come un work in progress. E torna completamente fruibile e restaurata nella sua interezza dopo 2 anni di lavori la maestosa Sala degli Elementi, che apre il quartiere degli Elementi al terzo piano del Museo di Palazzo Vecchio a Firenze. Il recupero degli affreschi, delle pareti e del soffitto è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus. L'importo totale dei lavori è di circa 800.000 euro ed è inserito nel progetto FLIC, Florence Eye Care, che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini. Andiamo a Pistoia, per la premiazione Sì Geniale, la scienza ti fa volare, ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. Sono la terza B Scienze Applicate dello scientifico di Pistoia con la app turistica Scopri Pistoia, insegnanti Claudio Giagnoni e Massimo Onesti, le seconde A, F e G della media Anna Frank, sempre di Pistoia, con lo studio sui vegetali, cose dell'altro mondo, professori Eleonora Pagni, Piera Papini, Simone Pratesi e Silvia Birindelli, e la terza della elementare Rodari di Massa e Cozzile con l'insegnante Emanuela Morini, che ha coordinato il progetto Plastica, l'intruso nel ciclo dell'acqua, i 3 vincitori del concorso Sì Geniale, bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Al termine della 3 giorni, nel Giardino delle Invenzioni, nel Convento di San Domenico, le 3 scuole si sono aggiudicate 10.000 euro ciascuna da investire nella dotazione tecnica e didattica. 27 i premi assegnati in totale, per un monte in denaro di 50.000 euro. Ma il bilancio è entusiasmante, diciamo, soprattutto dopo questa mattinata dove tutti i ragazzi sono stati premiati. Anche quest'anno, forse più dell'anno scorso, abbiamo avuto prodotti dell'ingegno di alta, diciamo, qualità a giudizio della giuria, tanto che ci siamo impegnate a dare anche dei premi speciali, perché il primo, il secondo e il terzo premio non erano sufficienti a dimostrare da parte della Fondazione sostanzialmente gratitudine nei confronti delle scuole, degli insegnanti, dei ragazzi che hanno lavorato classe per classe per produrre queste cose. È stata una bellissima intuizione dell'anno scorso del nostro consigliere Ezio Menchi, che abbiamo replicato quest'anno con un seguito che si è confermato incredibile. E la cronaca ci riporta a Prato. Andrà a giudizio immediato la donna accusata di violenza sessuale sul 15enne, da cui ha avuto anche un figlio. Lo ha deciso il GIP accogliendo una richiesta della Procura di Prato in merito alla vicenda che ha coinvolto una 31enne e un minore che andava da lei a ripetizione di inglese. La prima udienza del processo è stata fissata per il 1° luglio al Tribunale di Prato. La donna attualmente agli arresti domiciliari. I suoi difensori hanno 10 giorni di tempo per chiedere al giudice riti alternativi al processo con giudizio immediato. E nuovo centro direzionale per la banca Alta Toscana. Vediamo.
Nell'ultima riunione prima dell'assemblea del 19 maggio, che sarà chiamata all'elezione degli organi sociali, i consiglieri di amministrazione di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo hanno compiuto un sopralluogo al nuovo centro direzionale dell'istituto di credito, che trova spazio in un'ala costruita accanto all'attuale sede di Vignole, a cui è collegata tramite un ponte aereo. I nuovi locali consentiranno di operare con maggiore efficienza e di riunire a Vignole gli uffici direzionali e quelli della fondazione, attualmente dislocati in altre sedi. Il nuovo centro direzionale consente di raddoppiare gli spazi esistenti secondo le attuali necessità della banca. È questo uno degli ultimi impegni da amministratore di Giancarlo Gori, che dopo 24 anni a capo dell'istituto di credito di Vignole ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni. E praticamente è ultimato il primo piano con tutti i suoi uffici, manca soltanto la parte burocratica, cioè l'agibilità e i controlli che dovrebbero essere effettuati fra non molto tempo. E quindi oggi, siccome è praticamente l'ultimo consiglio il cui io presiderò, perché dal 19 con la nuova assemblea io sarò dimissionario praticamente, abbandonerò la banca dopo tantissimo tempo, e quindi è stata anche una mia debolezza avere a dire vabbè, finiamo il mio percorso nel nuovo edificio che praticamente è pronto. Ecco, quindi questa è un'occasione importante per la banca stessa, ma soprattutto anche per me, visto il percorso che abbiamo fatto. Era una cosiddetta banchina del Cassa Rurale, del Credito Cooperativo, però ora siamo effettivamente un pochino più grandi dopo tutto questo percorso di 24 anni che abbiamo fatto, però ancora rimaniamo ovviamente e fortunatamente ancora banca di credito cooperativo, siamo radicati sul territorio e ovviamente in questi lustri è passato tanto tempo e si sono verificate tante cose. E la Wi-Fi sbarca ad Agliana, ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Ecco, l'intervento consiste nel creare una rete Wi-Fi nel comune e nel territorio di Agliana. In questo momento il primo step è sul Parco Pertini, che verrà inaugurato appunto in questi giorni. Si tratta di una Wi-Fi cittadina, quindi avrà il servizio, il singolo cittadino che vorrà connettersi utilizzando una username e una password all'interno del Parco Pertini. Estracom si pone sul territorio come una società che in questo momento investe per quanto riguarda l'innovazione e quindi anche la digitalizzazione del territorio. La Wi-Fi è il primo passo per la digitalizzazione del territorio comunale, appunto Agliana fa parte di questa digitalizzazione. I vantaggi sono numerosissimi anche per il futuro, in maniera particolare per il futuro, perché oggi partiamo con una base che darà la possibilità di estendere a dei servizi innumerevoli. Per fare un esempio, oggi troveremo il Wi-Fi libero per i collegamenti classici del cellulare, di tante cose, ma questo ci dà la possibilità in un secondo momento di poter ampliare il servizio a tantissime cose come la videosorveglianza, per fare un esempio riguardo alla sicurezza, al risparmio energetico, le persone che magari transitano sotto le luci, si possono far accendere a intensità minore o maggiore per poter salvaguardare il loro cammino, anche qui si parla di sicurezza, ma sono solo delle piccole cose che questo servizio ci potrà dare in un secondo momento. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.